questa rievocazione, questa del presepe vivente, che è una traduzione che da lungo tempo si svolge qui ad Alatri, ci ha dato un po' l'occasione per questa serata, perché vorremmo ragionare proprio di questo, del concetto del presepe come ci viene dalla tradizione, dalle fonti francescane, e soprattutto poi cosa il presepe può rappresentare oggi e cosa è oggi il presepe, cosa significa questo simbolo per noi e per la nostra società. Il giacere di Gesù nella mangiatoia e nella tomba è lo stesso. Gesù giaceva nel sepolcro come giaceva nella mangiatoia. Gesù nasce per morire, nasce per offrirsi. Da questo punto di vista, quell'introduzione che abbiamo appena letto, cioè che Francesco non poteva staccare il pensiero dall'incarnazione e dalla passione, non indica se non due poli della stessa realtà. L'incarnazione è mistero propedeutico alla offerta di Gesù, alla passione di Gesù. Allora, il primo passaggio, dicevo, era quello sull'importanza culturale di una manifestazione che si definisce un po' rievocazione storica. Noi ad Alatri siamo parecchio abituati a questa frase della rievocazione storica, non fosse altro un po' per la storica rievocazione del presepe, del Venerdì Santo. Spesso anche sotto questo nome della rievocazione storica ogni tanto si danno vita a dibattiti cittadini circa l'importanza dell'una a discapito dell'altra. Ora, in realtà, a pensarci bene, uscendo un po' fuori da certi sterili campanilismi, io penso che la rievocazione storica abbia un valore culturale fondamentale. E soprattutto, questo lo dico a chi poi organizza, no? questo presepe da quasi 20 anni ormai, perché al di là del risultato di fede che possa produrre, che non è poi l'obiettivo iniziale della rappresentazione storica in sé, quantomeno riesce, secondo me, oggi a dare uno sguardo culturale che non è da sottovalutare. Al di là poi della fede, comunque poi Gesù, al di là di quello che uno crede, resta pur sempre almeno quello che ha diviso la storia in due parti, prima di lui e dopo di lui. Pertanto almeno le informazioni base su questo uomo per non credente, per figlio di Dio per i credenti, bisognerebbe quantomeno conoscere. Il presepe vivente, secondo me, insieme alla rivelazione storica del Venerdì Santo, per legarci ancora sulla passione e incarnazione, ha una sua importanza, almeno soprattutto dal punto di vista culturale, almeno in questa prospettiva. Perché per noi, bene o male, pure se siamo allergici alle candele, se uno dice Giuda, Barabba, Isaia, insomma sono nomi che quantomeno abbiamo visto sfilare nelle nostre strade, ma in realtà basta uscire poco fuori dai confini della ciociaria, magari immergersi in una realtà più cittadina, più globalizzata, più, come dire, cosmopolita, che in realtà tutti questi nomi che sono in qualche modo per noi compagni di viaggio nella nostra vita cittadina sono completamente, diciamo, insignificanti, sono conosciuti, sconosciuti e più. Non vorrei che il presepe vivente diventasse in realtà un'occasione per valorizzare i prodotti enogastronomici o la bellezza artistica di una città e dimenticasse invece quello del suo valore primo. Perché, diciamo, di occasioni per valorizzare la città, volendo, ce ne sono tante altre. Questa non è una critica, però è capire un attimino anche il rischio che certe manifestazioni a un certo punto possono prendere, se sono sganciate poi da quello che è il valore principale. Francesco, ci diceva Don Lorenzo Cappelletti, nella lettura delle fonti francescane, ha conservato davanti, soprattutto aveva impresso nella memoria l'incarnazione della passione di Cristo. Questa è la finalità poi a ben guardare poi anche del presepe vivente, che consegna sia un'identità, cioè consegna in qualche modo alla città una storia, quella di Cristo, che la comunità desidera conservare e tramandare in varie forme, anche quelle, diciamo, più artistiche, come può essere un presepe vivente o una rievocazione della passione, se ci spostiamo al Venerdì Santo, insomma in tutte quelle che sono le realtà più vive della città. Ecco, io cosa posso dire a nome dell'associazione che rappresenta questo presepe vivente in questi anni? Quello che volevo un po' rispondere, diciamo, anche a Gabriele,
che si domandava se è veramente vivente il presepe. Io penso di sì, perché il vivente è rappresentato molto da un po' quello che abbiamo visto negli anni, no? Un po' il volto, diciamo, di questo presepe che, anche sentendo delle chimere, come dicevi prima poc'anzi, sul fatto che possa essere una sagra, no? Dove si mangia e si beve il vino rosso, si è conservata positivamente, perché ne abbiamo avute di esperienze dove magari eravamo anche allettati di fare una cosa del genere, ma è stata sempre scartata l'ipotesi di avere una cosa del genere, proprio perché vogliamo che questo rappresenti proprio un'essenza vera del presente. E quindi, ecco, mi ricollego al vivente, perché alla fine il vivente l'ho visto sempre negli occhi delle persone che ho conosciuto da ladri, che mi hanno dato anche, che ci hanno dato la possibilità di fare questo presepe. Lo vedo negli occhi delle persone che si sono prodigate in questi anni, l'ho visto nelle persone del luogo che ci hanno offerto la cantina e ne abbiamo conosciute delle persone che ci hanno dato la loro disponibilità. E quindi questo vivente, niente, rimani proprio viva nel nostro cuore, quindi non c'è paura che possa diventare una cosa un po' morta, diciamo, oppure fine a se stessa. Poi, ecco, per quanto riguarda l'edizione, stiamo ormai al ventesimo anno, Mauri? Diciannovesimo anno, ci siamo un po' cresciuti tutti con questo presepe vivente. Speriamo sempre di fare qualcosa di meglio. Ogni anno c'è un messaggio nuovo che il presepe vivente vuole dare, e abbiamo anche affrontato un po' di sfida, no? Quello che ogni anno ci dava appunto il segnale giusto per dare alle persone. Qualche anno ci siamo riusciti un po' meglio, qualche anno ci siamo riusciti quasi quasi, insomma, però ce l'abbiamo messa tutta per lasciare queste persone con gli occhi proprio di Gesù Bambino che ci aspetta alla capanna. Quest'anno c'è un altro messaggio, non ve lo svelo perché sarebbe se no persa un po' la sorpresa, no? Pure quella sorpresa che Francesco voleva dare agli abitanti di Greggio. E quindi lasciamo un po' così, con il punto interrogativo, tutti quelli che verranno a vederlo.